Ah, possiamo iniziare. Oggi entreremo un po' nel cerchio che è stato denominato Mind of You, poi vedremo in che senso gli algoritmi possono fronteggiare le anomalie del comportamento e poi come con magari una nuova cultura che scopriremo poi non essere neanche tanto nuova, perché ci sono segni nella storia della cultura italiana molto netti, sia possibile guardare in modo costruttivo e non pericoloso a macchine e ad algoritmi. Lo schema algoritmico che abbiamo nel processo di decisione aiuta, e quindi in particolare il rapporto fra il cerchio Mind of You e il quadrato computer, aiuta a precisare l'impostazione che avevamo accennato essere di Weber e a dare significato a quella parola che compare nei suoi ragionamenti frequentemente, cioè la prevedibilità, ci può aiutare a definire il rapporto fra prevedibilità e calcolabilità e dare significato di nuovo operazionale a un altro termine che ricorre frequentemente negli scritti di Weber, e cioè alla razionalità. Il ruolo della probabilità e il rapporto fra previsione e predizione. Quindi, preliminarmente conviene distinguere il carattere soggettivo della probabilità, quello che sta nel cerchio Mind of You, dal carattere oggettivo degli elementi rispetto ai quali la probabilità poi verrà definita. E questi elementi sono, ad esempio, gli eventi. Nella logica del certo, noi abbiamo due posizioni, la posizione del vero e la posizione del falso. Alternative, la posizione del certo, dell'impossibile o del possibile. Gli enti aleatori quindi saranno descritti nella loro struttura logica prima di entrare nel dominio della probabilità. Ciascun soggetto che non conosce il valore di un numero aleatorio, per esempio, per tornare al caso delle opzioni, il prezzo futuro di un'azione, invece di avere un unico valore certo, potrà avere due o più o addirittura infiniti valori possibili per quella grandezza. Anch'essi naturalmente dipendono dal grado di conoscenza, di informazione o simmetricamente di ignoranza che ha questo soggetto. Sono però da intendersi in termini oggettivi perché non coinvolgono la sua opinione, ma è più che altro essenzialmente una valutazione logica che si fa della situazione. Quindi resta in questo modo delineato l'ambito dell'incertezza, cioè del non conosciuto, e in questo ambito potrà inserirsi come indispensabile strumento di gestione anche finalizzato magari al decidere la nozione di probabilità. Quindi il passaggio deve essere chiaramente definito. Abbiamo un ambito di possibilità, eventi possibili o determinazioni possibili di numeri aleatori, e non possiamo dire questa cosa o questo numero è più possibile di quest'altro, come spesso magari troviamo scritto. La possibilità è soltanto una
uniforme, un uniforme riconoscimento, se c'è incertezza, sulla possibilità si innesca la probabilità e quindi introduciamo una gradualità, una graduatoria, perché il possibile non ha alcuna gradazione, la gradazione viene aggiunta con la probabilità che si applica sulle possibilità. Un punto importante è che non è facile passare dal campo probabilistico al campo logico, cioè non è un fatto di poco conto. La differenza, anche minima, fra la certezza assoluta e la probabilità vicinissima all'unità, e quindi un evento assolutamente molto probabile, quindi la differenza fra la certezza assoluta e la probabilità vicinissima all'unità, non è solo immensamente ma radicalmente maggiore e diversa di quella tra due probabilità lontanissime, una quasi nulla, l'altra quasi uguale a uno. Si ha la differenza di natura logica tra logica del certo e logica dell'incerto. In altri termini, due probabilità molto diverse definiscono una situazione di tutt'altro genere rispetto a una probabilità quasi uno che comunque non è certezza. Se rimaniamo nell'ambito del possibile, regna la probabilità, e nell'ambito del possibile non abbiamo, che forse può chiarire questo punto di vista. Cioè, facevo riferimento a quanto gli scommettitori quotavano la vittoria di una squadra che all'epoca non appariva molto forte nel suo ambito, il Leicester, sì, campionato inglese, era il 2015-2016, con una probabilità di 0,0002, quindi molto prossima a zero. Naturalmente questa probabilità così prossima a zero non dice, se ne sarebbero potute vincere 5.000 qualora la squadra avesse vinto il campionato. Ed era talmente nell'ambito della probabilità, sebbene molto prossima a zero quella probabilità, che poi effettivamente quella squadra vinse il campionato prossima a zero o estremamente prossima a uno, comunque resta nell'ambito dell'incertezza, delle possibilità, e non va a l'altro punto importante quindi è che la probabilità, anche se in modo debole e provvisorio, in attesa di informazione che possa dare certezza, per esempio sul verificarsi dell'evento, integra la non conoscenza. È la logica della credenza parziale, dell'argomentazione non conclusiva, è stato scritto, è la logica della previsione, ed è stato sottolineato, dimostrato, reso verificabile che la previsione non è predizione. Cioè, nell'ambito dell'incertezza non ci possiamo proporre di indovinare nulla, e l'impostazione corretta della teoria delle probabilità dice una cosa ovvia, e cioè che l'incerto deve rimanere incerto, e cioè in situazioni di incertezza quello che noi possiamo fare è soltanto attribuire agli eventi o ai numeri aleatori una probabilità. Il ruolo importantissimo dell'informazione si vede anche nel considerare che è sempre possibile fare scommesse anche su eventi già accaduti,
purché magari non se ne conosca l'esito. Quindi bisogna in tutti i modi togliere questo senso di oggettività e di determinismo che spesso opprime i ragionamenti sulla probabilità. Molto spesso si parla di probabilità con il pregiudizio deterministico. L'evento è da su quell'evento. Famoso è l'esempio che faceva De Finetti a lezione su scommettiamo sull'anno in cui morì Cesare Battisti, essendo lui redentista. Se si hanno informazioni che morì nell'intorno della prima guerra mondiale, allora uno può al 18-19 e assegnare a quegli anni una certa probabilità. E ben consultando un libro di storia, naturalmente quell'evento sarebbe perfettamente individuabile. Nel libro di storia c'è la certezza, nella valutazione non informata del soggetto c'è l'incertezza, ha individuato dei numeri possibili, a quelli dovrà attribuire una probabilità. Agli inizi del Novecento c'è stato un dibattito molto interessante a proposito della fra Benedetto Croce e Vailati. Benedetto Croce e Vailati fecero due recensioni di un libro di Ludovico Limentani sulla previsione dei fatti sociali. Benedetto Croce e Vailati si pongono agli estremi del punto di vista. Da una parte Benedetto Croce, sulla critica nel 1907, scrive: che cosa significa prevedere? Non c'è in questo concetto qualcosa di assurdo che l'etimologia stessa della parola in qualche modo indica, accostando e congiungendo il pre e il videre? La prima condizione per vedere, cioè per conoscere un fatto, è che esso sia accaduto, cioè che il fatto sia. Parlare della possibilità del prevedere sembra dunque un discorso a vuoto su qualcosa che è contraddittorio per definizione e per etimologia. Vailati recensisce quello stesso libro sulla Rivista di Scienza, sempre nel 1907, e giudica un po' troppo ardita, cito fra virgolette, la scorreria antiprevisionista di Benedetto Croce, e parla, approfondendo i ragionamenti, di previsioni propriamente dette, introduce il concetto di previsioni condizionali, critica le previsioni sicure basate sulla conoscenza delle leggi necessarie, e cioè le leggi nel campo dei fenomeni fisici. Qualche anno dopo, riprendendo l'impostazione dei pragmatisti italiani, viene pubblicato un volumetto intitolato Probabilismo. È un volumetto di 57 pagine in ottavo, pubblicato proprio a Napoli dalla libreria editrice Francesco Perella. L'autore era Bruno De Finetti, la data di pubblicazione il 1931, era saggio critico della teoria delle probabilità, sulla teoria delle probabilità e sul valore della scienza. Fu il fondamento che De Finetti giudicava divulgativo
della sua posizione soggettivista nel calcolo delle probabilità di Parigi. Era invitato in quel prestigiosissimo istituto, quinto italiano, dopo alcuni grandi nomi, fra cui Enrico Fermi. In quel lavoro si precisa definitivamente il significato operazionale del prevedere, riprendendo proprio l'intuizione dei pragmatisti italiani. Smentisce con questo la tesi di una cultura italiana che all'epoca fosse isolata e chiusa al dibattito internazionale tra le discipline. Quell'impostazione di De Finetti successivamente, cioè negli ultimi anni del Novecento, fu considerato un programma di ricerca scientifico tra i più progressivi del secolo, che ha ormai completamente rovesciato la credenza superstiziosa nella probabilità oggettiva. E nell'ultima lezione tenuta all'Università La Sapienza, De Finetti sottolineò il fatto che sostanzialmente da quei suoi lavori di fine anni 20, primi anni con i probabilisti di Cambridge, e cioè con Keynes e Jeffries, con Borel, con von Mises, guardo al verificarsi di un evento. Nel probabilismo quindi viene definito il meccanismo che agisce in quel prezzo che si è disposti a pagare per scommettere sul verificarsi di un certo evento, ma anche questo è un esercizio da macchina di carta. Non è detto che uno poi debba esercitare la scommessa, è soltanto un escamotage logico. Sostanzialmente la coerenza si può, diciamo, interpretare pensando sempre per fare le cose in modo tale che comunque non si possa trarre vantaggio. Quindi non c'è possibilità di fare quello che di solito si chiama un Dutch book, cioè una scommessa con esito comunque certo. In molte situazioni, naturalmente, per elicitare la probabilità nel cerchio mind of you ci si aiuta con algoritmi della statistica, algoritmi che oggi sono sostenuti dalla grande potenza delle macchine di calcolo, che consentono col machine learning la prospezione di grandi quantità di dati. Ma comunque anche con queste nuove potenzialità il ruolo del soggetto rimane ineliminabile ed è impensabile che si possa cedere ai pericoli dell'epistemologia con la forza bruta, come è stata definita. Non nelle valutazioni di probabilità è assolutamente difficile poter avere dei meccanismi del tutto automatici che diano il risultato. Anche col machine learning, con lo statistical learning, comunque scelte preliminari e conduzioni attente dell'algoritmica restano doverose da parte di un soggetto. Così disciplinato, il ragionamento probabilistico, scrive De Finetti, diventa strumento integrativo delle capacità intuitive che costituiscono proprio un macchinario innato nel nostro cervello. Quella del probabilismo è una soluzione, una definizione di probabilità molto particolare e per certi versi vincente. Sulla probabilità, soprattutto nel Novecento, c'è stato un dibattito intenso per definirne gli effettivi fondamenti, ma già un secolo prima, all'inizio dell'Ottocento, in un libro di Francesco Mario Pagano,
si legge delle lunghissime dispute che si sono agitate nei tempi addietro sulla probabilità. Quindi già nell'Ottocento molto si discuteva, nel Novecento il dibattito è stato veramente intensissimo, ha coinvolto la statistica in modo fondazionale con l'impostazione di Jimmy Savage, ha acquisito potenza fin dagli anni 30 con l'utilizzazione dei computer. Perché il probabilismo fu giudicato programma di ricerca scientifico tra i più progressivi del Novecento? Perché, riprendendo un parere sempre di De Finetti, era una soluzione, quella del probabilismo, da soddisfi soltanto la condizione di coerenza, lasciando, soddisfatta questa condizione, libertà alle valutazioni del soggetto valutatore. Non imponeva, oltre la coerenza, altre limitazioni. È totalitaria perché accetta e applica tutte le altre nozioni di probabilità, purché tutte queste altre nozioni siano adeguate allo scopo, quindi purché siano utili ad aiutare la valutazione di ciascuno nelle situazioni particolari. Il probabilismo non rifiuta la concezione classica della probabilità basata sulla simmetria. Naturalmente le valutazioni di simmetria si possono applicare adeguatamente soltanto se parliamo di casi ugualmente probabili. Né rifiuta la concezione statistica basata sulla frequenza, ma naturalmente possiamo considerare le frequenze soltanto se possiamo parlare di prove ripetute di un certo fenomeno. Quindi il soggettivismo è totalitario perché insieme mette a disposizione tutta una serie di strumentazioni, e sono strumentazioni che non possono essere prese categoricamente come appartenenza a una scuola. De Finetti a disposizione per dare la miglior valutazione coerente possibile. Quindi non ci sono alternative. Tutto il dibattito che poi si sviluppò fra gli economisti nel distinguere, come fece Knight per esempio, fra rischio e incertezza, ove le situazioni di rischio non meglio definite possono essere assoggettate a valutazioni di probabilità, le situazioni di incertezza ugualmente non ben definite, da Knight intendo, non possono essere assoggettate a valutazioni di probabilità, oppure considerare, come capita oggi di vedere in tanti lavori di famose case di consulenza, considerare la probabilità soltanto qualitativa, cioè dire c'è bassa probabilità, media probabilità, alta probabilità, senza giustificare questo giudizio con un numero. E anche qui un dibattito storico fra Savage e De Finetti portò a una conclusione ben precisa, riprendendo l'impostazione di un altro grande matematico, di Émile Borel, e cioè si diceva: ma se per stimare una probabilità, invece di dare la stima precisa puntuale, voi dite, si diceva agli altri, che si può dare un intervallo, perché per dire buono, basso, medio, comunque bisogna dare un intervallo, dice, sembra cosa davvero incredibile, perché a quel punto invece di stimare un valore ne devo stimare due. Quindi anche dare, no, un ambito di variabilità non significa potersi esimere dal quantificare qualcosa.
Quindi il passo successivo adesso è vedere come in questo schema si colloca la razionalità, e la razionalità nel cerchio Mind of You entra in gioco con un ruolo complementare, quella che è denominata razionalità limitata, così come definita da Simon nel programma di ricerca che lo portò al Nobel. Nulla aggiunge quindi all'impostazione del probabilismo. Nel probabilismo sono riconosciuti, direi nativamente, i tre limiti con grandezze certe, quindi in condizioni di conoscenza perfetta ci troviamo in tutte le situazioni in condizioni di incertezza a dover trattare le loro distribuzioni di probabilità. Il secondo dice che si hanno soltanto informazioni incomplete sulle alternative di scelta. Il terzo, si ha a che fare con un problema complesso, per cui è richiesto un forte impegno computazionale, la cui efficienza dipende dalla bontà degli algoritmi e dalla potenza delle macchine che eseguono i calcoli. Questo, diceva Simon, tutto questo può essere reinterpretato nello schema del probabilismo. Anche la gran differenza che Simon rivendica tra la sua rappresentazione di uomo razionale e quella proposta dagli studiosi di teoria dei giochi e della teoria statistica della decisione è difficile da condividere. La teoria dei giochi, in termini del probabilismo, non è che il caso particolare della teoria delle decisioni, in cui tra le cause di incertezza figurano anche le decisioni altrui e che quindi possiamo supporre connesse alle nostre. Quindi anche la teoria dei giochi è ben inquadrabile nello schema di decisioni in condizioni di incertezza gestite sulla base del probabilismo. Comunque, nonostante la robustezza e la chiarezza dell'impostazione del probabilismo, restano diffuse, perseveranti e pericolose tante ambiguità. Si parla e si scrive in testi giuridici, in testi filosofici, in testi di economia, di eventi equipossibili, di perdite preventivamente non quantificabili, di disamina posteriori e ancora più recentemente di previsioni errate. Noi sappiamo che una previsione non può essere giusta né sbagliata, è una previsione. Di incertezza delle previsioni, di previsione della probabilità, addirittura di differenziazione fra incertezza aleatoria, epistemica e ontica. Altre ambiguità si trovano anche nel trattato dell'argomentazione, quello famoso di Perlman, ma lasciamo da parte. D'altra parte, però, anche la critica ai modelli definiti in condizioni di incertezza, prendendo come capro espiatorio proprio il modello che abbiamo visto ieri, il modello di Black & Scholes, è trascesa in generalizzazioni abbastanza malfondate e ha aperto un capitolo interessante che potremmo sintetizzare nel comportamentismo. Intanto dobbiamo ribadire che la costruzione di un modello e la sua traduzione in algoritmi di calcolo si realizza sempre con un grado di approssimazione. Non esiste il modello perfetto o il modello assolutamente giusto.
questo inteso e anche limitato nelle sue potenzialità. Questa teoria comportamentista ha avuto prima pubblicità proprio con la razionalità limitata di Simon, ha poi avuto rinvigorito risalto a seguito del premio Nobel che è stato dato a Kahneman, del premio Nobel che è stato dato a Vernon Smith e del più recente premio Nobel che è stato dato a Thaler. L'impostazione del probabilismo e della struttura decisionale che abbiamo visto ieri, secondo me, è antidoto alle anomalie del comportamento. Il problema delle anomalie del comportamento si può considerare posto e risolto in un colloquio che si tenne a Parigi nel 1952, vi parteciparono grandissimi scienziati, Allé, Arrow, De Finetti, Friedman, Frisch, Marshak, veramente l'Olimpo degli economisti e dei metodologi. Si fronteggiarono due posizioni sulle quali è importante richiamare la vostra attenzione. La prima posizione diceva: definire la razionalità come comportamento coerente rispetto alla teoria. La seconda posizione diceva: nella definizione di razionalità si deve tener conto dei comportamenti rilevati sperimentalmente che alterano la teoria. Quindi da una parte escludere le cosiddette anomalie, dall'altra considerare le cosiddette anomalie. La difesa della posizione numero uno, che potremmo dire posizione normativa, fatta proprio da De Finetti, risolve il dibattito. De Finetti la fece annotando sul questionario che Allé distribuì ai partecipanti a quel seminario per vedere se di fronte a certe domande questi illustri scienziati cadevano, inciampavano in anomalie. E siccome poi ne rilevò numerose di queste anomalie, cioè parecchie risposte sbagliate, disse che il suo punto di vista era assolutamente decisivo. Questo in un articolo poi pubblicato su Econometrica. Ma De Finetti, in margine al questionario, scrisse questa cosa: nell'accompagnatoria al questionario vorrei notare che ogni scostamento tra le mie risposte e i postulati del comportamento probabilistico sarebbe da me attribuito a deficienze delle mie capacità di valutazione, deficienze che non mi rifiuto di far scoprire. Mi rifiuterei invece di vedere interpretata una mia possibilissima deficienza come prova che il comportamento di una persona ragionevole, come erano qualificati i destinatari del questionario, non rispetta i postulati, mentre al contrario dichiaro che se mi fossi trovato a dover decidere razionalmente, mi sarei basato sui postulati che accetto e avrei seguito dei calcoli anziché affidarmi a stime grossolane e fallaci. In altri termini, dice, se avessi avuto magari più tempo, magari più strumentazione, avrei potuto rispondere correttamente. Il fatto che eventualmente avessi sbagliato non è da attribuire alla negazione da parte mia dei principi di razionalità basati su quella che io ritengo essere la teoria corretta. È una spiegazione che chiarisce definitivamente il peso da dare alle anomalie,
senza dover entrare nel groviglio delle argomentazioni successive di quelli che sono stati definiti gli avvocati dei fuorvianti, e cioè i teorici che si sforzavano di razionalizzare le violazioni al comportamento razionale. Le anomalie sono soltanto segni del folklore dovute a ineducazione, impulsività, emotività e o a carenze tecniche e o strumentali. Sono evitabili con l'utilizzazione di algoritmi e con adeguata strumentazione. Pongono un problema politico, la loro identificazione va utilizzata per definire semmai norme e regole protettive, piani di informazione e di formazione. Senza cedere all'illusione pericolosa del riconoscimento di una teoria del comportamento anomalo. Il ruolo degli strumenti, cioè delle macchine, degli algoritmi e dell'educazione, si chiarisce immediatamente sul caso semplicissimo che credo tutti avrete percorso delle illusioni geometriche. Cioè ci sono tante immagini dove, per come sono messi i segmenti o rettangoli, sembrano diversi, invece in realtà di lunghezza o di area diversa, in realtà sono uguali. Allora, di fronte a queste illusioni geometriche, cioè lunghezza di segmenti, aree uguali che a prima vista non sembrano, l'illusione di Shepard dei due tavolini per esempio è famosa, per ben giudicare se non sia colpo d'occhio allenato è sufficiente utilizzare un righello e quindi uno non cade nell'anomalia. Quindi strumentazione elementare, puramente logica, anche aritmetica da scuola media inferiore, applicata senza cedere a risposte intuitive o impulsive, avrebbero senz'altro dato esito meno catastrofico a uno spesso citato test fatto su più di 3.000 studenti universitari che volevano accedere a un master e sulla base del quale test si è data spinta a questa ipotesi della teorizzazione delle anomalie. D'altra parte, le anomalie di comportamento causate dalle cosiddette scorciatoie mentali possono essere utilizzate per agevolare il raggiungimento di un fine. Il conferimento del premio Nobel a Richard Thaler ha riportato l'attenzione proprio su questo concetto di spinta gentile, di pungolo, essendo un pungolo qualsiasi aspetto dell'architettura delle scelte che altera il comportamento degli individui e incide in misura significativa sul loro comportamento. Algoritmi e macchine a alta prestazione, quelle che producono il cosiddetto filtraggio intelligente delle informazioni, sono strumento che si sta diffondendo come ausilio alle scelte. Per esempio, l'applicazione utilizzata da Netflix, la società che vende flussi mediali, arricchita col filtraggio collaborativo, è giudicata immensamente utile. Il giudizio naturalmente va valutato, però va anche osservato con qualche preoccupazione che questa teoria e questa strumentazione del pungolo può essere strumento per condizionamenti e per manipolazioni. Quindi il ruolo politico diventa rilevantissimo. Vengo all'ultima parte
algoritmi, macchine e nuova cultura. Per certi versi credo che questo sia il punto più importante su cui riflettere e anche su cui tentare di fare qualcosa. L'evoluzione a alta velocità della tecnologia, cioè di macchine e algoritmi, pone alle istituzioni il compito impellente di gestire e dominare l'innovazione e i suoi effetti gestionali, economici e politici. È un problema di dominio e di potere culturale, nonostante annosi dibattiti e dichiarazioni di buoni propositi, si soffre ancora dell'incomprensione che, come notava Vailati, colpì Leibniz, ugualmente negletto dai matematici seria preparazione matematica. C'è bisogno, per chi vive in questa realtà fatta di macchine e algoritmi, di un nuovo modo di fare cultura che rilanci l'euristica, il problem solving nel senso di Polya, per finalmente integrare nei piani di formazione la cosiddetta cultura umanistica da valorizzare e la cultura tecnico-scientifica, su cui credo sia necessarissimo fare accorti investimenti. I sintomi della mancanza di dominio e potere sono evidenti anche nelle pratiche del capitalismo, e così riprendiamo la problematica cara a Weber. Alla fine degli anni 90 del secolo scorso, a proposito della regolamentazione bancaria detta di Basilea, fatta di algoritmi, si notava che molti membri dei consigli di amministrazione delle banche, pur possedendo i cosiddetti requisiti di professionalità, hanno un'estrazione culturale e professionale lontana mille miglia, sto citando fra virgolette, da quella necessaria per comprendere e affrontare le problematiche del rischio così come si pongono oggi. Per le imprese di assicurazione si notava più recentemente, qualche anno fa, che in un ambiente dominato dal rischio le autorità di vigilanza sono tenute a sfidare sistematicamente le imprese, a verificare la loro attitudine al rischio e a controllare come i rischi sono individuati, misurati e gestiti. Ma non tutti i membri dei consigli di amministrazione sono sempre pronti e capaci di sostenere un dialogo costruttivo con l'autorità di vigilanza. Abbiamo un gap culturale da colmare. Questo è tratto da un discorso del presidente dell'IVAS, che è l'autorità di vigilanza sulle imprese di assicurazione. È una mancanza questa che condiziona anche l'esercizio della cittadinanza e l'azione politica. Nel 2004, all'annual lecture tenuta alla British Academy, Mervyn King, che al tempo era governatore della Banca d'Inghilterra, aveva rilanciato il valore politico della probabilità. In quella lezione si legge che nel dibattito pubblico l'incertezza e la probabilità sono raramente al centro della scena. Molti di noi, disse King, non si sentono a proprio agio con il linguaggio della probabilità e di fronte ai rischi rimangono proni alla confusione causata dall'illusione della certezza. I temi all'attenzione del mondo in questa società del rischio, così come l'hanno classificata i sociologi, richiedono, per essere fronteggiati, un cambiamento nei modi della politica. Se si vuole impostare una terapia efficace, bisogna prendere atto che lo statistical thinking è necessario all'esercizio efficiente di cittadinanza tanto quanto la capacità di leggere e scrivere. L'educazione al probabilismo deve diventare, sosteneva King, cardine del processo di decision making nella giustificazione politica delle decisioni. Deve essere riconosciuta e praticata come requisito essenziale per tutelare la responsabilità democratica. Alla dimensione politica del probabilismo aveva già guardato, d'altra parte, Dennis Lindley, grande probabilista anch'egli,
nella prefazione all'edizione inglese di Teoria delle probabilità di De Finetti, scriveva Lindley: sarebbe bello, è una speranza vana, vedere i politici con un approccio assennato verso l'incertezza. Sarebbe un dono del cielo se essi potessero apprezzare la differenza tra previsione e predizione. In questi ultimi giorni abbiamo avuto parecchie prove di questo. E concludeva con la speranza che quel libro, uno dei più grandi libri al mondo, disse Lindley, un libro about life, un libro che nessuna università dovrebbe ignorare, libro prezioso per filosofi, psicologi, matematici, fisici e statistici, ci portasse ad essere tutti bayesiani, e cioè allineati col probabilismo, cioè ben educati all'incertezza, entro il 2020. Siamo prossimi, non so se la previsione ci darà speranza. Non potremo mai dire se è stata vera o sbagliata, giusta o sbagliata, però, perché all'epoca quella era l'informazione su cui quella previsione fu fatta. Semmai avremmo potuto dire che era incoerente. Comunque, deboli sono i progressi indotti dalla didattica nella scuola, nell'università, nella formazione continua che imprese e istituzioni dovrebbero garantire. Secondo noi è ancora valida la diagnosi lungimirante di Tullio De Mauro. I programmi di formazione in Italia producono, scrisse in un bel libro dedicato alla cultura degli italiani, il danno di una classe dirigente che sa parlare ma non ha nessuna esperienza del saper fare, e il danno di un'enorme massa di popolazione che acquisisce un modesto saper fare che varrà, se varrà, per pochi anni, ma non ha poi gli strumenti per riorganizzarsi mentalmente e passare, quando diventa necessario, ad altre tecnologie. Eppure, nella storia culturale e gestionale si ritrovano, sin dagli ultimi anni dell'Ottocento, precisi suggerimenti su come rompere gli steccati tra singole scienze particolari e aprire a una prospettiva che oggi diremo antidisciplinare, cioè grande esperienza nella propria disciplina, ma grande capacità di lavorare negli spazi di confine tra le discipline. Ci sono segni veramente interessanti, io li ho riportati nelle note in fondo. Ci sono segni nell'epistolario di Valati con Pareto, Croce e Giulio Einaudi. Ci sono segni nel discorso di Guido Castelnuovo sulla scuola nei suoi rapporti con la vita e con la scienza moderna, nel promemoria del consiglio direttivo della Matesis a Giovanni Gentile, dove si difendeva il ruolo della matematica. C'è poi il grande disegno di integrazione dei saperi scientifici e umanistici realizzato con l'Enciclopedia Italiana, dove Ugo Spirito fu in modo molto significativo redattore unico per tre discipline che potrebbero apparire, alcune ancora oggi appaiono distanti, e cioè filosofia, economia e diritto. E poi c'è l'esperienza della rivista Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica, quella che fu diretta da Spirito e Volpicelli, per fare un attualismo costruttore dove si dibatté dell'uso della matematica nell'analisi dei fenomeni economici e del ruolo della matematica pura nell'economia paretiana, per arrivare sino al confronto sulle due culture, con le chiose soprattutto a quel libro di Charles Snow date da Giulio Preti. E si possono registrare emblematici anche due casi di impresa tra i pochi: la cultura tecnologica e il design e i piani di formazione aziendale dell'Olivetti, quella di Camillo e poi di Adriano. Ed è un approfondimento secondo me molto interessante da fare, e l'esperienza della Banca d'Italia nella ricostruzione
dei processi di lavoro a seguito dell'introduzione dei calcolatori elettronici e dell'algoritmica. Sono tutti suggerimenti che si aggiungono a quelli già trascelti per contestare l'antico luogo comune secondo cui la ricerca scientifica italiana ha avuto uno sviluppo stentato a causa dell'influenza della cultura neoidealistica, e questo è il riferimento a un dibattito un po' carsico che ogni tanto risale. Quindi ci chiediamo che cosa si può fare. Nel 1984 Natalino Irti, nel delineare un nuovo profilo dell'avvocatura, generalizzava, definiva cioè società industriale, chiede l'unità della decisione imprenditoriale e concludeva auspicando un'università audace e sensibile, capace di formare a questo modo nuovo del decidere. Io credo che l'auspicio vada esteso anche ai programmi di insegnamento e allo stile didattico nella scuola, non solo nell'università. L'avvio di una risposta al che fare può essere tentato considerando 5 questioni preliminari per fronteggiare intanto i pericoli del colonialismo digitale, quello portato appunto da algoritmi e macchine virtuali. Il primo è distinguere l'accesso all'informazione dall'accesso alla conoscenza. Avere accesso all'enunciato del teorema di Pitagora non è ancora leggerlo, e leggere non è ancora capire. Bisogna studiare, sperimentare, dimostrare, esercitarsi con la sua forma algoritmica, insomma padroneggiare gli algoritmi. Il secondo punto dice fare attenzione alla semplicità d'uso. Se parlare di utilizzazione amichevole implica il riconoscimento di una diminuzione delle competenze necessarie per usare una certa cosa, allora una società digitalizzata sarà una società in cui la maggior parte dei computer possono stare nelle mani di perfetti incompetenti tecnologici, il che peraltro significa che la tecnologia diminuisce e non aumenta la richiesta di lavoro qualificato. Il terzo punto dice non confondere abituati alle tecnologie con competenti tecnologici. Se si usano gli algoritmi si deve almeno sapere che cosa è un algoritmo e la logica del suo funzionamento. Il quarto punto dice difendere il ruolo del libro e il diritto alla lettura. Questa è una mia fissazione, cioè riconquistare il furore di aver libri. Il libro di carta fa parte di un ecosistema e il suo ruolo nell'ecosistema formazione. E la lettura non tollera semplificazioni. Il quinto punto, difendere il ruolo dell'indipendenza. Scuole e università in un mondo colonizzato dagli strumenti digitali commerciali. La vera forza di scuole e università, prima che nella capacità di adattarsi, cioè di andare in rincorsa, sta nel creare delle zone di tranquillità da cui guardare lo sviluppo della società in tutta calma. Non sono più, non principalmente, un luogo in cui acquisire informazioni. Luogo di tranquillità e tutta calma, qui avete un grande, fortunatissimo esempio. Le informazioni sono disponibili in misura assai maggiore nella rete. Il vantaggio cognitivo sta nel fornire qualcosa che la rete non potrà mai dare, cioè un punto di vista diverso sulle informazioni. Il problema non è diffondere informazioni, ma saperla qualificare. O forse addirittura più semplicemente nel fornire l'idea che un punto di vista sia possibile, dato che le informazioni sono oggi soltanto prevalentemente subite. Restano due
osservazioni. La prima: portare il linguaggio matematico, quello vivo nel regno del pensiero, come è stato scritto, un po' dovunque, nella scuola e nell'università, e realizzare un'efficace didattica che educhi all'incertezza e al probabilismo. È davvero pericolosissima la diagnosi che si legge da parte di alcuni didatti di attribuire la carenza di cultura probabilistica in Italia al solo fatto che nei licei non sono studiati gli assiomi di Kolmogorov. Noi crediamo che per apprendere profondamente il senso della probabilità bisogna andare ben oltre l'assiomatica. La seconda osservazione ci fa tornare ai pragmatismi, ai pragmatisti: è importante evitare le semplificazioni indebite, com'è in tanti testi riaggiustati per i corsi universitari triennali. Torna utile l'avvertenza pragmatista: bisogna sin dall'impostazione dar ragione a Giuseppe Prezzolini, che nell'ideario scriveva: diffidiamo dei libri facili come dei dolciumi. Siamo nel 1912, appena dopo l'esperienza del Leonardo, foglio fondato da letterati poligrafi, che riuscì a dare, come scrisse Vailati, ad alcuni giovani l'impensato gusto delle matematiche. Concludo su un tema non trattato, e cioè collegata l'intelligenza artificiale, lo dicemmo all'inizio. Si documentano successioni di eventi considerati confirmatori e persino itinerari che scandiscono l'evoluzione dell'intelligenza artificiale nell'arte. C'è computer che compongono quadri. Commenti a applicazioni recenti mostrano fiducia nel cosiddetto apprendimento profondo delle macchine, il deep learning, sostenuto dagli algoritmi, per arrivare a performance sempre più efficienti, tese a superare limiti immaginativi e condizionamenti emotivi del cervello umano. Ho preso questa frase da un articolo di giornale, quindi ad ampia diffusione e anche ad ampia illusione. Nel sottofondo delle argomentazioni risuona sempre la domanda, quindi, che ci eravamo posti all'inizio: possono le macchine pensare? È una domanda vecchia, fu già di Lord Kelvin l'ambizione, tutta molto meccanicistica, di sostituire, come scrisse lui, l'ottone al cervello, ed era un'ambizione con cui qualificava il suo analizzatore armonico, cioè un sistema per misurare le maree. In epoca moderna a questa domanda sono state date diverse risposte. Si possono seguire magari soltanto tre lavori: quello famoso di Turing sul gioco dell'imitazione, quello di Searle su intelligenza forte, intelligenza debole, ma poi anche un bel articolo di Thomas Nagel dove si discute del carattere soggettivo e dell'esperienza. Ma a parte questo dibattito, su cui molto ci sarebbe da dire, io mi limiterei a qualche riga di contrappeso al problema dell'intelligenza artificiale. Le prime righe sono di un filosofo, e cioè di Emanuele Severino, che nel capitolo "Tentando di costruire l'intelligenza", questa operazione è animata da due sottintesi di fondo: che si sappia che cos'è l'intelligenza
e che l'intelligenza insieme all'uomo e alle cose sia qualcosa di costruibile, e non è poco. La seconda citazione è da un libro che Martin Gardner definì in una sua bellissima recensione libro meraviglioso per profani intelligenti, ed è un libro di Penrose, che è un fisico matematico. È insostenibile il punto di vista che il pensiero umano sia fondamentalmente equivalente all'azione di qualche computer, anche se molto complesso e molto potente. La mera esecuzione di un algoritmo non può suscitare la consapevolezza cosciente. In un quadro puramente computazionale manca qualcosa di essenziale, di contrappeso si è assunta in questo incontro una posizione prudente in quel dibattito cui accennavo. Grazie. Non abbiamo concluso nulla, siamo rimasti problematici. C'è la poesia, ovviamente. Prego. Ritornando al tema dell'informazione, appuntato anche lui, quanta attenzione nelle sedi istituzionali, scuole, università, c'è a questa contaminazione tra le culture che sembra indispensabile per affrontare le nuove sfide anche della tecnologia che si produce? Ma nell'università lei, professoressa, lo sa. Nelle istituzioni si stanno facendo tentativi, per esempio quello recente che si sta facendo era stato avviato dal governo precedente, la presidenza del Consiglio per l'informatizzazione della pubblica amministrazione ha costituito un gruppo di lavoro dove un minimo di competenze, diciamo, di confinari che organizzative. Paradossalmente nelle istituzioni è molto difficile gestire i dati, perché i dati sono organizzati, come si dice in gergo, a silos, e cioè a insiemi separati, quando invece sarebbe molto utile realizzare quella figura che vedevamo ieri, e cioè mettere in relazione le informazioni e analizzarle con delle ontologie comprensive di tutti i significati. Io credo che sia veramente urgente e importante avviare dei corsi antidisciplinari, cioè insegnare probabilità nelle facoltà di giurisprudenza, per esempio. Se in un libro dell'Ottocento si parla di probabilità, è assurdo che nel 2000 non ci sia, non dico un corso completo di teoria delle probabilità, ma un corso che avvii a ragionamenti dove la probabilità è insieme all'analisi dei dati, è insieme a algoritmica che quei dati può aiutare ad analizzare. Anche i corsi che io non li ho mai frequentati, ma leggendo i libri di informatica giuridica, anche lì si resta però nell'ambito strettamente disciplinare. Invece bisognerebbe aprire questo varco.
E se non si dovesse riuscire nell'università, perché poi ci stanno i regolamenti, come sappiamo, tutto è complicatissimo, bisognerebbe farlo in sedi alternative, ma anche per le professioni. Quello che diceva, che scriveva De Mauro, il pericolo di trovarsi fuori tematica, perché la tecnologia non cambia soltanto le sue strutture, cambia l'ambiente e cambia i mestieri, e quindi ci deve essere un adeguamento continuo. In molte istituzioni si vede che c'è un superamento enorme da parte delle potenzialità della tecnologia sulle capacità di utilizzazione di quella tecnologia. Andare in giro con lo smartphone non significa che si sta usando al meglio la tecnologia, se ancora abbiamo nella pubblica amministrazione programmi in COBOL. Do la precedenza a una signora. Prego. Gadamer. Lei mi sembrava positivo. Della macchina, per usare violenza fra virgolette, la violenza della macchina è utilissima in certi casi e in certi momenti per aiutare Mind of You. Facili, sì. E mi pare invece che ci sia paura spesso di ammettere, soprattutto in sede politica, la complessità, e quindi si ricorre poi a tecniche. È un dato di fatto. Il problema che si pone è come costruire il modello che ci aiuti a decidere nell'ambito di questa complessità. Data una situazione complessa, si possono costruire tanti modelli . Il livello di approssimazione è fondamentale e va definito rispetto allo scopo da raggiungere. Non possiamo immaginare che una situazione complessa possa essere rappresentata in assoluto con un modello perfettamente replicante, perché era il discorso della carta geografica in scala 1:1, che non serve a niente perché avvolge il mondo. Ed è un grave problema, grave nel senso difficile problema, quello di calibrare il modello, perché fare il modello significa, semplifico ma per dare l'idea, individuare quali sono i fattori importanti che determinano l'evoluzione e studiare le loro relazioni. Individuati i fattori e studiate le relazioni, si ha un modello. Ma come abbiamo detto, nella stragrande maggioranza dei casi il modello va definito in condizioni di incertezza.
data da una distribuzione di probabilità. E inoltre questi fattori interferiscono, possono essere correlati, per cui se raggiungono certi livelli magari amplificano la loro azione perché si possono attivare a vicenda, e quindi bisogna misurare le correlazioni che sono il significato, diciamo, sono il senso più debole del concetto di causalità. Questa è la situazione. Io credo che non sia corretto e sia molto pericoloso semplificare le cose in partenza, perché per capire non si può ragionare su una cosa semplificata, se no non ha capito. Bisogna accettare tutta la complessità, una volta che si è capito si semplifica in modo adeguato, e quindi le discipline da studiare sono tante e vanno studiate a fondo. Molte materie che magari sembrano, nel momento in cui uno le studia, poco pratiche, e questo è un termine molto fastidioso, no? Lo studio deve essere pratico. Lo studio sarà senz'altro pratico dopo. Vista da fuori sembrava la più inutile possibile. Si chiamava algebra e per giunta astratta, ed era una cosa proprio di costruzioni che servirà mai questa cosa. In realtà serve a tantissime cose. Se si parla con un signore che poi delle situazioni, a stabilire le regole, a stabilire le chiusure intendo dati due elementi di un insieme operati tramite un operatore, l'elemento risultante appartiene ancora all'insieme? Sembra un esercizio di enigmistica. In realtà è utilissimo quando uno deve fare un sistema gestionale. E quindi bisognerebbe studiare tante cose con molta serietà, secondo me. Io poi sono dell'idea che chi non ha voglia di studiare non deve stare insieme a chi ha voglia di studiare. Però non va di moda questa cosa. E il livello dell'università si è molto abbassato perché si è molto allineato a chi non ha voglia di studiare. Diciamo, partendo un po' dal punto di vista del mio studio, della mia attività, io sono un classicista e mi interesso soprattutto, diciamo, di critica dei testi. Nella critica del testo c'è tutta una branca, insomma, che è la cosiddetta tecnica divinatoria, come dire, sono le congetture, infatti. Cioè, se noi sulla base dei documenti che abbiamo su un testo che non, come dire, è l'originale, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non torna perché il testo non dà senso, perché c'è un buco, banalmente noi dobbiamo cercare di capire cosa c'era scritto, e quindi si fa una congettura sulla base della conoscenza dell'autore, della conoscenza di un'epoca, insomma, di un genere, un altro. Come dire, questo tipo di attività che noi facciamo è, diciamo, ha, cioè, come dire, il tipo di lavoro, di come dire, campo delle probabilità che ci è stato qui presentato, e come dire, questo tipo di lavoro che quindi molti umanisti, cosiddetti umanisti in realtà fanno, ad esempio anche nell'ambito della critica attribuzionistica, insomma, se io devo dire un quadro è di un certo autore oppure un'opera scritta è di un altro autore, rientrano in questo tipo di, cioè è un lavoro che a livello empirico si fa, anche se non è formalizzato. E poi
un'altra cosa, cioè ad esempio uno storico come Carlo Ginzburg a questo proposito ha parlato di paradigma indiziario, cioè un modello di razionalità che caratterizza un po' queste diciamo, attività intellettuali, che è comunque un'operazione molto razionale, anche se appunto fondata soprattutto su un'expertise, su una conoscenza di tanti dati. E quindi questo dava una domanda, era quindi se c'è un nesso e se in qualche modo la conoscenza della teoria delle probabilità può aiutare anche questi, diciamo, umanisti a, come dire, a prendere coscienza di questo, del loro modo di operare, e viceversa si può dare un contributo anche da parte di questi operatori a chi si interessa più teoricamente. L'altra cosa, appunto, quando se uno fa una congettura, una cosa è confermata, forse è sciocco dirlo, ma è un caso oppure in verità non era una previsione ma era una, cioè, un riconoscimento, uno aveva già su tutti gli elementi per dire che la cosa era certa, esposta, diciamo. Allora, sulla prima questione o domanda, io non ho esperienza diretta, ho letto perché pubblicato su una rivista, aveva fatto una serie di articoli, adesso non mi ricordo bene l'anno, ma è stato fatto un modello di analisi e su quella base è stata fatta un'attribuzione, che però, diciamo, non è in senso probabilistico da intendersi. È stata fatta un'analisi linguistica secondo tecniche abbastanza standard e con una verifica di frequenze è stata fatta l'attribuzione. Quindi è un'attribuzione che poi, questa credo difficilmente potrà essere confermata o smentita perché l'autore non può farlo, però con la probabilità, diciamo, poco entra. Come qualcuno ha notato, l'applicazione di algoritmica all'attribuzione dei quadri purtroppo soffre di quelli che in economia si chiamano break strutturali, e cioè ci sono i cicli dei pittori, il periodo rosa, il periodo guisce, quindi il problema dei break è molto rilevante. Esiste anche nelle attribuzioni sugli scritti, ma è meno pregnante. Questo è riguardo a quello, cioè la probabilità entra abbastanza poco. Sul giudizio ex post, la posizione, credo sia la posizione del probabilismo, è inequivocabile. Non si giudica una previsione. La previsione si giudica nel momento in cui si fa, ma ex post non ha senso giudicarla, perché la previsione è fatta, disponibile con tutte le migliori metodologie disponibili. Poi magari entra in gioco il caso, notevoli effetti poi addirittura nella stipulazione dei contratti di lavoro. C'è il discorso di dare premialità su certe previsioni o sul raggiungimento di certi obiettivi, contrasta con la tecnica ben posata del probabilismo. Tant'è ci sono stati parecchi disastri per questo, no? Cioè, se uno viene premiato sull'esito, allora cerca di falsificare, allora si allungano i periodi in avanti. Nella grande polemica, naturalmente, nella grande battaglia, naturalmente persa, dalla quale ricavò soltanto un abbonamento per uno stadio di calcio, teneva che il Totocalcio era diseducativo in quanto educava alla predizione. Devi indovinare se la squadra vince, pareggia o perde. E
per dar ragione di questa cosa, quando eravamo all'università organizzò un totocalcio probabilistico, dove invece di dire 1, x o 2 si davano le probabilità a 1, a x o a 2, e con una funzione di penalizzazione alla fine del campionato si vedeva chi era stato il miglior previsore. Naturalmente giocavano anche delle macchine di carta, e cioè c'era un giocatore che giocava sempre 33,33 per tutti i risultati, cioè quello che stava sempre, ogni tanto vinceva anche quello che faceva sempre 33, però per dare l'idea, no? È in una funzione di perdita, ce lo devo vedere trasformato in qualche cosa. Questo schema fu utilizzato ad esempio per dare i premi oltre lo stipendio base a chi faceva molti anni fa previsioni meteorologiche negli Stati Uniti, dove non si diceva piove, sole o nuvoloso, ma si diceva, come capita anche qui adesso, pioggia con probabilità tot, nuvole tot, e la bontà della previsione si misurava calcolando sostanzialmente lo scarto quadratico fra previsione e esito, e su quello si misurava l'aggiunta di stipendio da dare ai previsori. L'esperienza di Olivetti. Sì, è bellissimo. È un'esperienza che si è abbastanza conclusa lì, ha lasciato grandissime indicazioni. Al di là dell'impostazione industriale, dove si negava completamente la logica delle due culture, c'è scritto esplicitamente, l'insegnamento più grande, secondo me, per un verso è stato nell'introdurre dei corsi di formazione aziendale mirati sui problemi da risolvere e quindi molto strutturati sia dal punto di vista teorico, perché si pigliava la migliore teoria che serviva per risolvere quel problema, ma si faceva vedere il passaggio nell'applicazione, e questo ha portato grandissime innovazioni. Poi c'è stato capo del personale era un letterato, Geno Pampalone, e la lettera 32, no, chi era il nome della macchina da scrivere, programma 102, no, quello, no, no, il della macchina da scrivere fu dato da Fortini, che faceva il poeta in realtà. Quindi lavoravano insieme ai tecnologi, e ci sono bei libri su quello, uno in particolare, Uomini all'Olivetti si chiama, che dà proprio la sensazione precisa di come si dovrebbe fare fabbrica anche oggi, cioè il fatto di chiamare un designer per fare la carrozzeria di una macchina da scrivere o della pirottina del 101 è espressivo, no? Perché
oggi si direbbe ma è un costo ulteriore, serve a poco, in realtà no, serviva molto, c'è tutta l'estetica delle calcolatrici con la pelle, i tasti non erano isolati come sono adesso, ma erano inguainati, hanno fatto un'algoritmica rilevante, hanno portato l'algoritmica sui tavoli dei contabili in modo molto diretto, facevano mini programmi già realizzati a scheda, ci hanno fatto grandi cose. Purtroppo poi la lungimiranza industriale italiana, e se pensa che P101 no, fu acquistato dalla NASA in grandi quantità, è strano pensare che poi un'impresa va male, no? Però è un'esperienza davvero da... Per fortuna le edizioni di comunità stanno ripubblicando parecchi libri, e c'è stata una bellissima mostra qualche anno fa a Torino dove si è fatto tutta la panoramica di queste attività. Io la cito da qualche parte. Bene. Grazie, per me è stato davvero un grandissimo piacere, il posto è bellissimo, lo verrò a visitare.